Mi chiamo Paolo Carussi, vengo dall'Università degli Studi Roma 3 e partecipo al panel coordinato da Francesco Bonini sul governo instabile, con una relazione che riguarda l'idea di partito nella cultura politica liberale dall'unità alla fine del XIX secolo. Tema del panel in generale è sostanzialmente la tendenza della nelle istituzioni politiche di idea liberale ad una fragilità, ad una instabilità, come dice il titolo, degli esecutivi. Questa fragilità, questa instabilità ha molteplici motivi, molti dei quali sono stati messi in luce dalla storiografia in modo più che egregio, e anche il tema che io intendo affrontare è stato messo sotto la lente dagli studiosi molte e molte volte, cioè la difficoltà da parte della classe politica liberale di organizzare uno o più partiti politici. Nel caso del mio intervento, però, il taglio vuole essere non di tradizionale, diciamo così, storia politica e dunque interventi normativi, strategie organizzative, politiche e governative, quanto piuttosto un approccio di storia culturale. E cioè si vuol mettere, si vuol accendere una luce su come nella cultura liberale, prima ancora che nella prassi politica della classe dirigente, il concetto, l'idea del partito fosse totalmente strana. Dunque si lavora, si ragiona soprattutto su scritti, discorsi dei protagonisti, atti parlamentari, si utilizza molta stampa coeva, e si utilizza anche per un approccio più ampio al concetto di cultura politica di quegli anni il romanzo parlamentare e i dizionari del tempo. Ora, questo insieme di documenti e testimonianze ci porta a osservare che sostanzialmente al momento dell'unificazione nazionale il concetto di partito è inteso dalla classe politica liberale, cioè la classe che ha fatto l'unificazione, i nation builders, come qualcosa di negativo, è inteso come setta, fazione, qualcosa che divide e quindi qualcosa che innuncia qualcosa di negativo. Non a caso, se dal punto di vista del lessico parlamentare la parola viene usata tendenzialmente per individuare i nemici del progetto liberale e dunque o i sovversivi di sinistra, diciamo così, garibaldini, repubblicani, eccetera, o il partito clericale, ecco, questa è l'accezione che viene data, generalmente nel lessico politico comune la parola partito è molto desueta, addirittura, ecco, andando ad analizzare i dizionari del tempo, i dizionari editi negli anni 60, ma in realtà anche Tommaseo Bellini negli anni 70, si vede che sostanzialmente alla parola partito non viene associato un termine, un significato legato alla vita politica. Questo comincerà a accadere soltanto dopo la rivoluzione parlamentare e in particolare dopo l'inizio della prassi trasformista. E in questo momento la parola partito, il termine partito comincia a divenire più comune nel lessico comune, nel lessico politico e nel lessico specificamente parlamentare. In particolare questo si nota attraverso la lettura degli atti parlamentari per il fatto che la classe dirigente liberale comincia a utilizzare il termine partito anche per indicare una comunità di intenti, un insieme di interessi, di posizioni da difendere in Parlamento, si badi bene, in Parlamento e non nel paese, dunque non un partito nel senso organizzato, nel senso moderno del termine, ma un gruppo parlamentare che possa sostanzialmente difendere le istanze della classe politica liberale. Dunque, sostanzialmente dagli anni 80, partito entra a far parte dell'essere comune, ce ne accorgiamo con un dizionario edito all'inizio degli anni 90 che per primo dà al termine partito un chiaro significato in chiave politica e comincia a significare partito organizzato, come è naturale che sia per le forze non liberali, e strutturazione di un gruppo, qualcosa di simile a livello parlamentare per ciò che riguarda i liberali. Questa visione resta sostanzialmente immutata fino alla fine del secolo, ma ciò che è più significativo è che, come è
stato notato da tanti studiosi, a cominciare da Arno Turri, sostanzialmente questa visione non cambierà negli anni successivi. Dunque, questo ritardo accumulato dal liberalismo va sostanzialmente sedimentandosi, se non incancrenendosi, nel primo ventennio del Novecento, costituendo dunque il primo motivo della crisi esistenziale del sistema liberale.